Ti sono Grazia, sono una grande appassionata di cucina e oggi voglio presentare la tecnica della fermentazione, che a me è molto cara. Oggi fermenteremo la zucca che ha coltivato mia nonna nel sorto, perché per la fermentazione bisogna partire da prodotti freschi e di qualità. Gli ingredienti per la fermentazione sono pochi, molto semplice. L'elemento base che è la verdura, nel nostro caso la zucca, il sale e abbiamo l'acqua. L'acqua può essere sia di rubinetto, lasciata decantare un'intera notte per far evaporare il cloro, oppure in bottiglia. Come prima cosa bisogna tagliare la nostra zucca. Per quanto mi riguarda, uso anche la buccia perché la buccia della zucca è edibile, non bisogna buttare via niente, quindi utilizzeremo anche la buccia. Secondo me il taglio è molto importante nella fermentazione e per i miei gusti è bene tagliare la zucca a fiammifero. Ovviamente i pezzi non saranno tutti uguali, ma non importa, va bene anche così. Abbiamo finito di tagliare la nostra zucca, quindi il passaggio successivo è molto semplice: inserire la nostra verdura all'interno del barattolo. I barattoli che io preferisco sono i barattoli in vetro con il tappo a corona. Perché questa scelta? Perché hanno il vetro molto spesso e la guarnizione che permette di resistere alle pressioni che si verranno a creare all'interno del barattolo nei primi giorni di fermentazione. Importante è anche avere una bilancia come nostro strumento perché dovremo pesare la nostra verdura, il barattolo, il sale e l'acqua. Procediamo, prendiamo il nostro barattolo vuoto e inseriamolo sulla bilancia. Peso 580 grammi. Tariamo, mettiamo a zero e iniziamo a riempire con la nostra verdura. Abbiamo inserito la nostra zucca, che sono 550 grammi, benissimo. Adesso andiamo ad aggiungere l'acqua. Il peso totale della zucca più l'acqua è 1 kg. Effettivamente questo barattolo è un barattolo proprio da 1 litro e da esperienza effettivamente entra mezzo chilo di verdura e mezzo chilo di. Una parte fondamentale della fermentazione è l'aggiunta del sale nel nostro sistema. Perché? Del sale non iodato e come abbiamo detto prima abbiamo usato anche dell'acqua non clorata. Perché questo? Perché noi vogliamo che si sviluppi tutta una microflora all'interno che parte dai batteri che sono presenti sulla zucca già naturalmente e che devono proliferare, però noi vogliamo soltanto che prolifichino i batteri che servono per portare avanti una fermentazione lattica e quindi che producano dell'acido lattico e non vogliamo dei batteri che possano portare a una fermentazione scorretta oppure a una putrefazione di tutto quello che abbiamo all'interno. Quindi vogliamo creare questo ambiente con una determinata salinità, una salinità che ho deciso essere per la zucca del 2,5%. La salinità sarà il totale, quindi dell'acqua più la zucca più il sale. Il calcolo della salinità, diciamo, io utilizzo il metodo che descrive Flavio Sacco nel suo blog e nei suoi libri, che vi consiglio vivamente di consultare perché sono molto utili. Vi lascio il calcolo in uno screen. Effettuate il calcolo, pesiamo il nostro sale, che nel nostro caso, nel mio caso, sarà di 25,62 grammi. Il nostro sale e lo inseriamo all'interno del nostro barattolo.
il sale si dovrà completamente sciogliere, quindi dobbiamo fare una bella shakerata. Se volete potete anche togliere l'acqua, sciogliere il sale e reinserirlo. Praticità, si shakerà. Ok, il sale è completamente sciolto. Cosa molto importante che non ho detto, le verdure devono essere completamente sommerse all'interno del barattolo e devono essere ricoperte dall'acqua, perché dobbiamo ricreare un ambiente anaerobico, quindi privo di ossigeno, affinché la nostra fermentazione vada a buon fine. Come si può fare per inserire, per far scendere ovviamente la verdura? Tramite un pressello che magari comprate nelle ferramenta, oppure tramite un sacchettino di plastica con l'acqua. Io consiglio sempre, per esperienza, di riempire in ogni caso il barattolo completamente, perché lasciare i barattoli a metà può far creare sulla superficie, sull'interfaccia aria-acqua, dei lieviti con una patina bianca, che sono i lieviti di CAM. Non sono tossici, però potrebbero creare su alcuni fermentati un sapore spiacevole. Quindi prendiamo il nostro pressello, lo poggiamo sul barattolo, chiudendolo. Ovviamente farà pressione, tutte le verdure andranno giù e tutto il liquido ricoprirà completamente le verdure. Ok, il procedimento è molto semplice ed è finito. Adesso quello che bisogna fare è aspettare almeno 2 settimane affinché parta la fermentazione. Avremo le prime settimane che saranno molto turbolente, si creerà molta pressione, molti gas all'interno, tutti i batteri inizieranno a trovare il loro spazio, diciamo, e a far partire la fermentazione. Dopo le 2 settimane o 3, poi in dipendenza anche delle verdure, si avrà un momento di quiete. È il momento in cui di solito io metto in frigo i fermentati per poterli mangiare. Grazie a tutti per aver visto questo video, ci rivediamo sia per avere un update sul nostro fermentato sia per altre ricette. Grazie a tutti.